Ragazzi, prima di cominciare con questo video, vi chiedo un enorme piacere. Vi chiedo solamente di lasciare un like perché mi piacerebbe che questo video arrivasse a quante più persone possibili. Non vi chiedo di condividerlo o di fare altro, solamente un like. Uè, ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Kino e oggi proveremo la macchina da scrivere cor lucente contro macchina da scrivere in raggio solare. Allora, premetto che faccio questo video perché mi sarebbe piaciuto tantissimo anche a me quando ho cominciato a giocare vedere un paragone tra le due categorie, un vero paragone fatto proprio bene, coi fiocchi, no? Uno di quelli che le armi sono percate allo stesso modo, sono tutte full percoro. In questo caso sono riuscito a trovare una macchina da scrivere che è completamente identica alla mia con le perk, solamente che la mia è in raggio solare e quest'altra, come potete ben vedere, è in cor lucente. Cogliamo l'occasione per fare questo video che è un'idea nuova, cioè un'idea che, appunto, dicevo, mi sarebbe piaciuto a me quando ho cominciato a giocare a vedere video del genere, però purtroppo sulla piattaforma non c'era granché. Oggi meno male c'è più scelta, abbiamo tante persone da seguire e voglio essere io a portare questo episodio, visto che finalmente posso farlo, mi piacerebbe tanto dimostrarvelo. Partiamo subito col guardare una cosa fondamentale, il danno per secondo. Ci accorgiamo subito che la macchina da scrivere in cor lucente ha 97.000 di danno per secondo, mentre il raggio solare, sempre la macchina da scrivere, ha 105.212. Quindi abbiamo un danno per secondo più elevato sull'arma in raggio solare piuttosto che quella in cor lucente. Però non lasciatevi mai ingannare dal danno per secondo, mi raccomando, che molte volte può rivelarsi molto molto fasullo, molte volte ci confonde. Infatti guardate lo schioppo, danno per secondo a 90.000, quindi direte allora è più forte la macchina a scrivere. No, tutti voi sapete che lo schioppo è nettamente nettamente più forte, non c'è neanche da paragonarle queste due armi, sono due armi completamente diverse, una fatta per, secondo me, per gli smasher, mostri comunque abbastanza grossi, mentre la macchina a scrivere per i piccoletti, insomma, spammare un po' qua, spammare un po' là, anche per i grossi, però. Ma se andiamo a guardare le statistiche, ci accorgiamo che anche i danni sono 2000 di danno in meno rispetto a quella in raggio solare, quindi la cor lucente va ancora a perdere in danni, ma aumenta appunto sulla durevolezza, aumenta sulla cadenza di tiro come potete vedere e diminuisce sull'impatto. Guardate l'impatto: 503 in raggio solare, 420 in cor lucente. Quindi la situazione mi sembra chiara. Se noi andiamo a sparare con un'arma che è, in questo caso guardate, nel primo slot abbiamo la macchina da scrivere in raggio, nel secondo slot ce l'abbiamo in cor lucente, quindi se io sparo con l'arma in cor lucente, vedete? La cadenza di tiro alla fine, cioè, ditemi se notate qualche differenza. Non so voi, ma a me sembra praticamente identica, impercettibile quasi la cadenza di tiro. Ora, non li farò tanto male perché lo smasher è d'acqua, però giusto per darvi una dimostrazione. Raggio solare, cor lucente. È impercettibile, ma percettibile allo stesso tempo la cadenza di tiro, no? Abbiamo un danno 41.000, 40.000, 40.000, mentre quella qua purtroppo non gli è entrato critico. Ci riproveremo con un altro smasher. Insomma, la cadenza di tiro, avete visto, si vede e non si vede, cioè nel momento in cui io vado a farci caso, certo, lo noto. Però non è questa gran cosa, capite? Se fosse stata un po' più spinta la cadenza di tiro lo noteremmo. Però posso capire che magari a molti di voi fa più comodo la cadenza di tiro. Assolutamente, non sto dicendo il contrario. Raga, vi ricordate? A sinistra il raggio solare e al centro cor lucente. Guardate, mi avvicino. È impercettibile, fanno talmente tutte e due paura, diciamo, che il mostro della nebbia non può nulla. Sta a voi scegliere se investire i materiali in raggio solare oppure investire materiali appunto in cor lucente, che è molto più economica, visto che la cor lucente si trova molto più facilmente del raggio, qualsiasi zombie, anche la droppa, eccetera eccetera, è molto più reperibile rispetto al raggio.
Però il raggio comunque abbiamo un danno più elevato e un impatto più elevato e abbiamo anche meno durevolezza. Quindi raga, il discorso sembra abbastanza chiaro. Io adesso cerco qualche altro zombie per farvi vedere un attimo qualche differenza in più. Raga, sempre a sinistra raggio. Ecco il lucente. Double macchina da scrivere. Allora raga, con questo soldato innanzitutto ho anche la perk che quando ricarico ho i primi due colpi critici, quindi 83.000 e 87.000. Andiamo con questa. Ho pure impegnato col superstite. 69.000 e 74.000. Avete visto, no? È pressoché molto molto simile il danno, però visto magari a lungo andare potrebbe notarsi la differenza, soprattutto se poi gli smasher arrivano al 118, che per ora è la potenza massima in cui possono arrivare a Montespago. Però tipo in Frostnite, no, vabbè che in Frostnite non ci saremmo mai messi a usare la macchina a scrivere, però è giusto per rendere un po' il concetto a voi che state guardando il video. Il danno sì, cambia, ma neanche così tanto. Viceversa cambia anche il rateo di fuoco, che in corlucente è molto, cioè molto è quasi impercettibile, ma non troppo. Cioè, se ci fate caso lo notate, ma neanche tantissimo, no? Come potete ben vedere. Quindi la scelta sta sempre a voi. Questo non è un video per spiegarvi quale macchina da scrivere era la migliore, è soltanto per mostrarvi, tra virgolette, la loro differenza e farvi una vostra idea, perché nel mio canale non vi dirò mai cosa sarà giusto e cosa sarà sbagliato. Cercherò di farvi ragionare anche un po' con la vostra testa. Che dire raga, io per oggi vi saluto, spero che vi sia piaciuto il video. Vi ricordo di lasciarmi solo un bel like per farmi sapere se questa idea vi è piaciuta, se volete che la ripropongo. Fatemelo sapere voi, ci vediamo domani sempre con un nuovissimo video. Bella bella!